È rispuntato il Fondo di Redenzione Europeo. Dopo la campagna elettorale dello scorso anno era andato un po' nel dimenticatoio. Eppure questo Parlamento, oggi che sta discutendo della revisione della governance economica, ricordiamo qua dentro ci sono 751 deputati che rappresentano i 28 Stati membri, quindi capite quanto sia difficile mettere d'accordo tutte le parti, si sta cercando di trovare la possibilità di far progredire l'Unione Economica e Monetaria. E in questa difficoltà è stato redatto un testo a nome di tutti i gruppi con delle indicazioni politiche. Ovviamente i gruppi grossi l'hanno fatta da padrone mettendo dentro le loro principali idee. Il gruppo liberale ha fatto questa proposta che è stata accettata dal presidente Schulz e dai socialisti soprattutto, per mettere sul piatto alla commissione Juncker il fondo di redenzione. Che cos'è questo fondo? È un fondo che deriva da uno studio fatto la scorsa legislatura da un board di economisti per lo più tedeschi, che per risolvere il problema del debito vorrebbe far confluire le quote oltre il 60% del deficit PIL che sono all'interno dei trattati sancite come soglie limite all'interno di un fondo, insieme parte delle riserve auree, parte della capacità fiscale di un paese, e in base a questo rendere più stabile il meccanismo di rinnovo del debito. Benissimo, cosa succede però? Che il diritto ad oggi di come sono sottoscritti i nostri titoli di Stato è sotto il diritto e legge italiana. In caso in cui dovessimo accettare questa misura, il nostro diritto passerebbe sotto diritto straniero e quindi i nostri titoli di Stato in quel fondo verrebbero emessi secondo diritto europeo e quindi straniero fondamentalmente. Cosa succede? Che nel caso in cui noi volessimo poi dopo fare una marcia indietro, sarebbe molto ma molto molto difficile. Perché? Perché avremo dei debiti non più sotto diritto nostro. Chi detiene il diritto sul tuo debito detiene anche la tua sovranità.